redditi disponibili, probabilmente varrebbe la pena che questa proposta ritornasse in commissione per la discussione. Vita senza sudarseli, beh, è un pugno nello stomaco
cittadini, perché poi alla fine siamo tutti dei cittadini. Quindi questo è il problema reale della meritocrazia non è del giovanilismo, anche io non credo che un giovane sia migliore di un anziano. Il giovane deve avere l'umiltà per crescere, per farsi la gavetta. Io conosco giovani che ucciderebbero la madre per una sedia e non vorrei mai avere nulla a che fare con quei giovani, ce n'è qualcuno anche in politica purtroppo, ovviamente non citerò i nomi per motivi, ma ne conosco personalmente, per motivi presumo palesi, anche per non incorrere in eventuali denunce querele, ma ne potremo davvero citare purtroppo. E quindi in questa direzione bisogna davvero forse fare un revisionismo culturale, sociale, morale, ma a livello nazionale, e soprattutto se non ricominciamo a puntare sul merito e soprattutto non decidiamo di dare spazio anche alle persone che meritano di avere uno spazio, a mio avviso non penso che l'Italia potrà anelare a risultati migliori. Per quello che poi è la parte tecnica, parliamo ovviamente sempre di spese della politica, abbiamo funzionari statali non soli, solo che hanno indennità annuali pari anche a 400.000 euro, 500.000 euro, pensioni d'oro, anche in questo caso diritti acquisiti non si sono toccati, però qui i tecnici hanno pensato di andare a mettere mano alle pensioni dei disabili o quant'altro. Quindi a mio avviso ha fallito anche il governo tecnocrate. Se questi sono i tecnici io continuo sicuramente a preferire i politici. Ovviamente il voto sarà favorevole. Grazie, Rosetti. Una forma più enfatizzata.